Ecco quanti soldi ho guadagnato nel 2023 con YouTube. Però come ho fatto a guadagnarli? Facciamo un piccolo passo indietro e vi dirò tutto quello che è successo in questo 2023. Nel video recap del 2022 vi ho detto che il 2022 è stato l'anno più brutto della mia vita. E è stato l'anno più brutto della mia vita fino ad adesso, perché poi arrivo nel 2023 è stato molto peggio. No dai, a parte scherzi, no, non è vero. Nel 2022 ho viaggiato tantissimo e anche quest'anno penso... Io ogni anno che passa dico ho viaggiato più di tutta la mia vita. Cioè quest'anno sono arrivato a un punto in cui ho dovuto mettere il passaporto al chiodo, non ce la facevo più fisicamente, mi sentivo proprio male, non ce la facevo più a viaggiare. Quindi da una parte sono soddisfatto perché ho viaggiato tantissimo e spero nel 2024 di continuare a viaggiare così, perché io sono pirata, amo viaggiare e stare in giro per il mondo. Casa, adesso posso dirvi che è ufficialmente quasi finita, sono molto soddisfatto di com'è, mi trovo molto bene. Poi ovvio io dico sempre che la casa non finirà mai, perché a me piace molto cambiare le cose, quindi ogni mese acquisto cose, vendo cose, cambio disposizioni di casa. Però dico che è quasi finita perché c'è solo una stanza che mi manca, che vorrò fare nel 2024, ed è costruirmi una palestra in casa. Nel 2022 ho iniziato a studiare recitazione, mi hanno chiamato per fare qualche serie, qualche film che ho rifiutato, ma nel 2023 invece ho accettato. Sono uscite poche cose, se però andava bene, sono stato nei miei primi set in questo 2023 e sono molto soddisfatto. Uno dei miei goal, di cose che volevo fare in questo 2023, era regalare più esperienze possibili ai miei amici e ai miei familiari, e sono soddisfatto al 100%. Ho fatto vivere delle esperienze indimenticabili alla mia famiglia e ai miei amici stretti, veramente tanti. Io mi sono messo a rileggere tutte le cose che ho fatto e penso di essere stato un bravo amico. Un altro topic che ho toccato nel video del 2022 è l'amore, e in questo 2023 come posso dirvi, fatevi i cazzi vostri. Nel senso, non è vero, non è che, cioè, so che la gente è curiosa eccetera, ma sia di questo che a livello di amicizie e così via, fatevi i cazzi. Questo 2023 io ho pensato a me stesso. In primis ho messo me, sono soddisfatto della mia vita e di quello che ho fatto. Non sono andato e non vado alla ricerca di niente e nessuno. Le cose, se devono succedere, succedono. La cosa che a me mi ha pesato tantissimo nel 2022 è stato giustificarvi di una cosa che non doveva essere giustificata. Nel senso, nel 2022 ho avuto tantissimi problemi sull'amore, ma non perché l'avevo io, ma perché mi sentivo in dovere di dirveli a voi. E quest'anno io mi sono fatto semplicemente gli affari miei. Uno tra i temi che è esploso di più, che ho fatto veramente il panico l'anno scorso, mi chiamavano dappertutto per dire Edo, ma che minchia è successo, è stato che vi ho parlato di un danno economico che ho ricevuto. Guardate come ve lo dico col sorriso e voi direte: bravo Edo, hai vinto la causa, sei il numero uno. No, mi sono messo l'anima in pace, ho detto ho ricevuto un danno, un torto economico nei miei confronti e pace, cioè nel senso, che ci vuoi fa? La legge italiana purtroppo è molto lenta e difficile su alcune cose. Diciamo che molte persone a me vicine hanno avuto determinate cause, determinate cose che gli hanno tolto, a parte la vita, gli hanno proprio tolta, ma anche tantissimi soldi. Perché io vi dico la verità, spendere decine di migliaia di euro per seguire determinate cause che poi, boh, forse anche se hai ragione, perché hai ragione su alcune cose, forse non li metterai mai. Ho detto, sapete che c'è regà? Bella, pace, cioè fa niente. Certo, in questo 2023 potevo avere un bilocale in più a Milano, però questa è un'altra storia, lo rifaremo nel 2024. E parlando di soldi, siamo arrivati al topic di questo video. Finito il recap, quest'anno sono molto soddisfatto di quello che è successo sul mio canale YouTube, perché adesso stiamo parlando solo di YouTube. Io in primis dico che YouTube non è il mio lavoro principale. I miei maggiori introiti non vengono al canale YouTube, voi lo sapete, io vloggo ormai da 6 anni, 7, manco mi ricordo più, perché vloggo da tantissimo, perché per me YouTube, ok che è un lavoro e faccio dei progetti, ci guadagno e così via, ma è un mio diario di viaggio, per poi arrivare fra 20 anni, 30 anni, 40 anni, 50 anni a dire, ehi, questo è quello che ho fatto. Invece di scriverlo in un'agenda, lo registro. Questo per me è YouTube e l'ho sempre detto dal giorno zero. Ma in questo video stiamo parlando di YouTube, quindi parleremo solo di questo. E YouTube è una percentuale bassa rispetto ai miei introiti e le cose che faccio. Prendiamo come sempre il mio quaderno di Eren di Attack on Titan, dove tutti i soldi, tutti i lavori li metto qui e fa troppo ridere, top imprenditore col quadernino. Quest'anno ho avuto un incremento del 10-15% delle visualizzazioni YouTube, sono felicissimo perché ho fatto 115 milioni di visualizzazioni. Invece ho avuto un meno 50-60% di iscritti, perché ho fatto circa 135.000 iscritti nuovi,
che comunque so 135.000 iscritti nuovi. I top 3 video visti sono: al terzo posto ho comprato una squadra di calcio, che mi fa troppo ridere perché poi lì completamente a caso è partito un nuovo format che io ho detto facciamo una prova, è andato bene ed è andato un nuovo format che sta andando benissimo e sono super soddisfatto. Non pensavo di aver così tanta gente che mi seguisse per lo sport e per il calcio, e sono molto soddisfatto di questo. Il secondo video più visto è: prendo la first class per la prima volta. Infatti anche grazie a quello c'è il format dove io provo business class, regalo business class, first class e così via. Non mi aspettavo che andasse così bene, quindi sono molto soddisfatto. E il primo video invece è quello che io mi aspettavo, cioè 72 ore con la mia ex ragazza. È un video che è piaciuto tanto, dove io in primis sono molto soddisfatto. Anzi, potevo farlo molto meglio, vi dico la verità. Però comunque è piaciuto e sono molto felice. Quindi nel 2024 farò un video dove regalo la first class alla mia ex ragazza per venire a vedere una mia partita di calcio. Questi sono i top 3 video visti, anche se non sono i miei 3 video preferiti. Perché il mio video preferito è quello dove ho fatto un film. Quello lì proprio tecnicamente è veramente un... cioè secondo me è veramente un gran video, come l'abbiamo scritto e come l'abbiamo realizzato. A me piace veramente tanto. Una cosa che è successo è che io ho iniziato a guadagnare molto di più da YouTube dalla seconda metà del 2023. Da maggio-giugno in poi ho avuto un picco che è continuato ad essere alto piuttosto che la prima parte. Mentre per le visualizzazioni è stato un po' il contrario, perché da dopo l'estate sono calato tantissimo, da settembre, ottobre, novembre, dicembre. Ho avuto un calo, ma me l'aspettavo, perché fino ad agosto ho dedicato tantissimo al web e soprattutto a YouTube. Poi da settembre ho avuto dei cazzi personali, lasciatemi passare il termine, ho avuto delle cose personali che mi hanno destabilizzato un po' e mi hanno tolto, al di là di molto tempo, anche molta salute mentale, ok? Mi sono concentrato molto di più su altri investimenti e altre cose. Vi faccio un esempio: sono settimane, se non quasi mesi, che sto cercando una nuova casa che voglio comprare, ma non per viverci, una casa come investimento da tenere lì e avere dei soldi, e anche quello mi sta togliendo un bel po' di tempo, che però non vedo l'ora di raccontarvi nel 2024, perché io c'ho proprio come goal nel 2024 prendere un'altra casa. E soprattutto un'altra cosa che mi sta togliendo un botto di tempo e un botto di scleri è che sto acquistando una macchina. Io non ho mai avuto una macchina mia, ho sempre avuto macchina a noleggio a breve termine, e la scelta della macchina, a provare, vedere i prezzi, vedere tutte le cose, mi sta togliendo un po' di tempo. Cioè sto, come ho detto, pensando un po' di più a me, al di là delle cose che ci sono sul web. Pensare a investire soldi in una casa, spendere dei soldi per una macchina, cose private. La seconda parte del 2023 l'ho lasciato un po' andare, mi devo rimettere bene focus, però prima voglio fare e finire delle cose per me, raga. A livello di brand sono molto soddisfatto, non posso nominare tutti i brand con cui ho lavorato, anche perché ho paura di scordarmene alcuni, e soprattutto perché stiamo parlando solo di YouTube e molti accordi che io ho chiuso sono stati dei pacchetti. Vi faccio un esempio: spesso magari se faccio un video collaborazione, oltre al video collaborazione escono dei contenuti anche su TikTok e anche su Instagram, quindi fare anche il prezzo preciso dei soldi guadagnati è un po' complesso, perché se chiudo un accordo dove dice devo fare un video, però poi devo anche fare dei video su TikTok o foto su Instagram o Instagram Stories, capito che le cose variano. Quindi per tutte le cifre sono stato molto vago, ho tolto molti brand con cui ho lavorato, perché magari ho lavorato molto di più su altri social e così via. Nel 2023, tra monetizzazione e collaborazioni che ho fatto solamente su YouTube, ho fatto circa 80.000 euro. E questa sera si va a Lugano a ballare fresca, andiamo, yes! Invece no, perché questi qui sono tutti lordi. Non mi va di entrare nel discorso che ci stanno le tasse, sta questo e sta quell'altro. Ma ho comunque dei collaboratori e soldi che devono uscire dal mio conto. E infatti a livello di collaboratori quest'anno ho speso circa 20.000 euro. Quindi già l'80 arriviamo a 60. No, comunque i soldi che ho fatto con YouTube, ripeto, è semplicemente YouTube. Non sto calcolando nient'altro, solo cose verticali su YouTube. Ho anche tolto delle collaborazioni che ho fatto principalmente su altri social.
che poi ho ricaricato anche su YouTube. Di questi soldi, oltre a tutte le cose che ci sono attorno, collaboratori, non ho messo la produzione video, perché io non ho tenuto conto a tutte le produzioni video. Per dirvi, il primo video che è uscito quest'anno, che è un video che a me è piaciuto tantissimo e anche a voi, cioè 10 nazioni in 72 ore, io avevo tenuto tutte le spese fatte e per quel video ho speso circa 1.632 euro, e da questi 1.632 euro non c'entra niente dai collaboratori e quei soldi sono stati altri. Questo è solo per produrre il video. Però qui è anche molto complicato fare tutto il calcolo, perché vi faccio un altro esempio. Io che sono andato alla sfilata di Louis Vuitton, che è stata la mia prima sfilata di Louis Vuitton di tutta la mia vita, a Parigi, per quel video io ho speso 0 euro. Ma ho guadagnato anche 0 euro dal brand. Cioè, nel senso, Louis Vuitton non mi ha pagato per fare quel video, semplicemente mi aveva invitato e io ho deciso di farci un video. Per questo dico che il lavoro del web è un po' complesso da spiegare, soprattutto per chi non ci lavora dentro nel settore. Quindi a livello di produzione il video della sfilata Louis Vuitton è 0 euro, ma come molti altri video, spesso i video dove io provo le business class, non è che prendo letteralmente il biglietto della business class per provarla e poi faccio ok, l'ho provata, torno indietro. Lo faccio per ammortizzare dei costi di alcuni video o alcuni spostamenti che devo per forza fare per lavoro, o altre volte è perché qualche brand con cui devo fare dei lavori all'estero mi prende il biglietto e o è business class oppure io decido di fare l'upgrade. Quindi per questo è molto vago. Per dirvi, il video dove regalo a Rosso un viaggio a Mykonos, quel video mi è costato circa 700 euro. Regalo io la business class a Rosalba, anche quello ha un costo, 72 ore col telefono più piccolo del mondo. Io lì, a parte ad aver acquistato il telefono, sono anche andato a Parigi, ho preso il Dell, tutto a spese mie. Quindi comunque io ho le spese di produzione molto alte, perché io registro spesso in giro e quindi spendo tanti soldi. Esempio più lampante è tutto il mio format del Giappone, perché ho fatto un video qualche settimana fa dove vi facevo il recap di tutto il mio progetto sul Giappone, quindi quanti soldi ho speso e quanti soldi ho guadagnato. Se vi siete persi quel video andatelo a vedere, quindi qui non vi dico nulla, però anche il Giappone mi è costato tantissimo e quindi ci sono delle spese di produzione anche lì. Quindi vi dico, io non sono una persona che sposa sui soldi, fortunatamente ho ancora il valore dei soldi, sono felicissimo di quello che ho fatto, anche se vi dico la verità, non me ne frega niente dei soldi di YouTube. Sembra brutto da dire, però come ho detto all'inizio, YouTube non è il mio incasso principale, perché se io avessi investito esempio 30, 40 o 50 mila euro su altri format che andavano magari su TikTok, su Instagram o su altre piattaforme o su altre cose, sono sicuro che avrei avuto un incasso maggiore. YouTube è quella cosa che io ho lì fisso, che ogni mese sì, mi entrano dei soldi, però ho delle spese più alte per realizzare tutto, ma è quella cosa che faccio perché io voglio spendere soldi non per rifarli su YouTube, ma semplicemente per registrare la mia vita, semplicemente per far vedere, ehi regà, guardate, oltre a vedere delle Instagram stories o dei post così stupidi in giro per l'universo. Te quanti soldi hai fatto quest'anno su YouTube? 36 euro. 36 euro, netti o lordi? Lordi, lordi, è il doppio dell'anno scorso. Doppio dell'anno scorso. E nel 2024 ci saranno molti più video del genere dove vi parlerò dei progetti sul web per farvi vedere tutto quello che io faccio dietro. Al di là di tutto questo, se avete delle domande fatemi sapere, perché posso tranquillamente rispondervi con i video o anche nei commenti. Io voglio essere il più trasparente possibile, e infatti proprio per essere il più trasparente possibile io ogni anno mi faccio la lista dei buoni propositi. Vorrei finire il 2023 proprio dicendovi dei buoni propositi per YouTube. Io sono sempre una persona che si mette degli obiettivi altissimi, e infatti l'anno prossimo mi piacerebbe fare 150 milioni di visualizzazioni, che sono tante, anche perché tutto questo che vi ho detto io ho il 100% del pubblico italiano, quindi nel senso, pensate che in Italia siamo circa 60 milioni, io quest'anno ho fatto circa 2 visualizzazioni ogni persona che esiste in Italia. Ok, l'anno prossimo vorrei fare quasi 3 visualizzazioni di persone che esistono in Italia e fare almeno più 250.000 iscritti, che sono tantissimi, almeno 200-250.000. E a livello di soldi, come vi ho detto prima, non è un mio interesse. L'importante è aumentare, come sempre sto facendo, la qualità dei video, aumentare video, perché sto aumentando la pubblicazione dei video, e aumentare format fighi a livello qualitativo e quantitativo. Questi sono i miei 3 goal e spero di vederci come ultimo video del 2024 sempre più soddisfatto e avendo raggiunto questi obiettivi. E comunque mi stavo scordando di dire, com'è andata a voi quest'anno? Cioè, ho parlato solo di me, voi tutto a posto? Cioè, dai un po'. Buon anno a tutti, spero che sia stato un anno magnifico per voi e spero di passare tanti anni in compagnia vostra e soprattutto di essere felice con me stesso e con voi.